walk in, my head's in a spin, you're perfect with your high heels on. Anche la comunità rivarese ha festeggiato nella giornata di domenica 11 febbraio Sant'Antonio Abate, protettore degli animali e degli allevatori, oltre alla giornata del ringraziamento. Il momento è stato un'occasione di discussione anche delle problematiche legate al mondo rurale e contadino, sottolineando l'importanza dell'agricoltura, la stessa che migliaia di agricoltori italiani ed europei stanno cercando di difendere con la protesta che va avanti da settimane. Organizzato dalla sezione Coldiretti di un'impresa di Rivara, ha visto la partecipazione di numerosi mezzi agricoli, camion e tanti animali, cani, gatti, tartarughe e persino 4 splendidi esemplari di alpaca, che padre Stefano, dopo aver celebrato la Santa Messa nella chiesa di San Giovanni Battista, ha proceduto a benedire. Presenti numerosi gonfaloni di Coldiretti, il segretario di zona Massimo Ceresole, il presidente della sezione rivarese Mauro Baimabelk e di donna impresa Marisa Baimabelk. I due priori di quest'anno, Antonella Stefanel e Giacomo Viteritti, oltre al sindaco Roberto Andriollo e a numerosi componenti dell'amministrazione rivarese. E seguito poi un gustosissimo pranzo conviviale. Oh, oh, yeah.